Ciao da Atene, quella che vedete è l'Acropoli. E niente, faccio questo video, non mi ero preparato, non mi sono portato via neanche il pincionetto per tenere in piedi il telefono, quindi lo appoggio qua. Allora, video che non avrei voluto fare, purtroppo si sta rendendo necessario, sul deplatforming, brutta parola che pochi conoscono, ma che diventerà sempre più comune negli anni a venire. Cosa vuol dire deplatformi? Vuol dire ti ho sbattuto fuori dalla piattaforma, ti ho sbattuto fuori da Airbnb, ti ho sbattuto fuori da YouTube, da Facebook, diciamo, la piattaforma sulla quale tu operi. Se poi ci lavori ed è la tua unica fonte di guadagno, il deplatforming in pratica vuol dire la fine della tua attività. Ora, è molta, molto brutta questa cosa, perché se tu sei, e stiamo ovviamente nel nostro settore, se sei un host Airbnb e hai provato a differenziare con Booking, Airbnb, qualche altro portale e il tuo sito, è probabile che comunque uno di questi siti sia quello preminente, prominente, come si dice, cioè è difficile spesso avere metà delle prenotazioni da Airbnb, metà da Booking. Eccola qua la telecamera che non lo vedo mai. Ok. E spesso il più veloce dei portali cannibalizza le tue date. Ora, ultimamente è meglio avere prenotazioni da Booking, perché almeno Booking non sembra che si stia muovendo in questa direzione per ora, cioè non sta sbattendo fuori la gente. Ultimamente, sempre ultimamente, sono capitati un paio di episodi e li conosciamo perché sono apparsi in Facebook, probabilmente non sono gli unici, dove due host, uno è di Venezia e l'altro l'ho sentito oggi, non so da dove sia, perché non ho accesso a quel gruppo, si sono visti arrivare quella famosa mail. Io ve ne ho parlato già tempo fa di quella famosa mail di Airbnb che dice: sei fuori, ti abbiamo chiuso l'account. E non ti dice perché, non è tenuto a dirti perché. In un caso ha detto perché un cliente si è lamentato della privacy, però non ha risposto, sempre Airbnb, dicendo quale cliente e che problema di privacy. Questo episodio di oggi, che appunto mi viene riportato, proprio zero, zero. Quindi una persona che si trova assolutamente cancellata da Airbnb, tutte le prenotazioni future cancellate, quindi tutti i clienti in panico, che magari poi, vabbè, Airbnb probabilmente li andrà ad aiutare, però l'host rimane a piedi. Ora, non c'è una soluzione se non quella di non diventare non dipendenti dalle piattaforme. Le piattaforme fanno il loro interesse. Se Airbnb ti butta fuori, è perché conviene così Airbnb. Ha sicuramente le sue motivazioni. Un'altra cosa brutta, secondo me, è che probabilmente o completamente o in parte questa decisione è presa non da una persona, ma da un algoritmo. Quindi qua entriamo in un concetto terribile, cioè che il nostro lavoro, la nostra vita dipende da un algoritmo. Sarà sempre più così. Questi algoritmi che poi chiamiamo intelligenza artificiale o meno, non importa se lo sia davvero, nel senso che si chiama tutto intelligenza artificiale ormai, sta di fatto che tante decisioni che riguardano la nostra vita sono prese da algoritmi, che deresponsabilizza molto anche la piattaforma stessa. È come se fossimo diventati dipendenti di un'azienda che non ha più responsabilità, non ha più nessun problema a licenziarti. Cioè, il nostro potere contrattuale è zero, e siamo continuamente a rischio. Quindi, qual è l'unica soluzione se non riuscire a disintermediare, quindi riuscire a prendere i clienti direttamente? C'è chi ce la fa, ma spesso è perché nella propria zona questa cosa è possibile, in alcuni mercati è impossibile, per esempio i mercati dove le persone tendono a non tornare o a stare molto poco, quindi non conviene fare la fatica in più per prenotare un paio di notti. Oppure l'unica soluzione è cominciare a lavorare su piattaforme decentralizzate come Trips, cioè piattaforme dove le decisioni non le prende un'azienda come Airbnb, che ha un interesse
lecito di ottimizzare i guadagni, quindi di ripagare gli investitori dell'investimento fatto, ma le decisioni vengono prese, e quindi neanche da un algoritmo, perché l'algoritmo è semplicemente un modo per ottimizzare i costi. Costa meno far decidere all'algoritmo, pazienza se ogni tanto sbaglia, rispetto a prendere ogni caso e analizzarlo, diciamo uno per uno con delle persone che lo analizzano, anche perché le persone costano e hanno diversi tipi di letture, magari si fanno anche problemi a sbattere per strada un'altra persona. Le persone hanno questa brutta caratteristica dell'empatia, ecco, le macchine no. Sono ovviamente ironico in maniera un po' così triste. E nei progetti come Trips, l'eventuale decisione di buttare fuori una persona dalla piattaforma è molto diversa. Uno, perché non è presa da Trips come società, ma viene presa dal network. Ora, il network saranno altri host e altri guest che hanno non l'interesse di massimizzare i profitti, che non sono lo scopo di queste piattaforme, ma di massimizzare la qualità e il lavoro di tutti. Ora, anche il network può sbagliare, può fare anche peggio, forse, non lo sappiamo perché una cosa è la teoria, la nostra, una cosa è la pratica, che sono le OTA attuali. E l'altra cosa però è che se vieni sbattuto fuori da Trips, ok, questo è molto importante, se vieni sbattuto fuori da Trips e hai 1000 recensioni nella blockchain di Trips, perdi la tua presenza nel sito Trips. Ti rimangono tutte le recensioni, ti rimangono tutti gli annunci, ti rimangono tutti i clienti, perché sono tuoi. Sono nella blockchain, quindi sono in questo software online al di fuori del nostro controllo, e tu non sarai tanto solo in Trips, sarai in tanti altri siti, tutti automaticamente integrati, quindi senza bisogno di fare tanti channel manager per tutti i siti della blockchain. Perderai Trips e te ne resteranno altri 9, altri 99, altri 1000, non lo so. È estremamente difficile che ci sia solo Trips o Trips 1 e un'alternativa Trips 2, per cui c'è questo duopolio, un po' come Booking e Airbnb. Nella blockchain, quello che è più probabile è che ci saranno tanti siti molto specifici, quello che fa tutto il mondo, quello che fa l'Italia, quello che fa le case per famiglie, quello che fa le case per famiglie con cani, quello che fa solo giovani, solo gay, cioè ci saranno un sacco di verticali, e tu col tuo appartamento, i tuoi appartamenti, avrai un annuncio in tutti questi portali. Se te ne salta uno, pazienza, ne hai perso uno su tanti. Ecco, quindi è enorme la differenza. Non perdi il tuo lavoro. Io non voglio pensare alla persona che ha perso 1000 recensioni che sono sue, se le è sudate, ha trattato i clienti, se magari fatto anche a volte ha ingoiato dei rospi pur di non prendere questa brutta recensione. 1000 recensioni che sono il risultato di un rapporto tra cliente e host che Airbnb ha completamente cancellato. Ok, è terribile questa cosa. Lo sto dicendo da 2 anni. Purtroppo cominciano a cadere sempre di più queste cose. Non credo che miglioreranno, probabilmente peggioreranno. Vi invito, posso solo invitarvi a darci una mano in Trips, è una cosa che si fa assieme, a venire a guardare quello che facciamo, imparare, perché ad oggi è l'unica, secondo me, diciamo, cosa concreta che possiamo fare, al di là di andare, insomma, in Facebook a lamentarci che non serve a niente, o a fare denunce ad Airbnb, perché lasciamo stare, non credo che porti da nessuna parte, tanto che lo Stato italiano non è neanche riuscito a farsi pagare, a far mettere in piedi quel discorso della cedolare secca, quindi immaginate se in qualche modo riusciamo a farci risarcire, però magari può anche provarci. Qualcosa di più concreto, più a lungo termine, è partecipare a Trips e poi eventualmente a progetti simili, insomma, a lavorare un po' per noi e smettere di lavorare per queste corporazioni immense che non hanno nessun, secondo me, diciamo, rispetto per il lavoro delle persone. Vai, ciao ragazzi.